can't believe it's over. I'll watch the whole thing fall. Svegliarsi la mattina, soprattutto il lunedì mattina, è assolutamente ed inevitabilmente inquietante, soprattutto quando guardandoti allo specchio scorgi un'altra ruga, la terza in pochi mesi. Così inizia Tutte noi abbiamo un Mr. Big, il romanzo d'esordio della giornalista e sceneggiatrice Oriana De Julio. Ma chi è davvero Mr. Big? Mr. Big è quella che di solito viene definita l'altra metà della mela, ovvero l'anima gemella. Diciamo che io mi rifaccio al Mr. Big di Sex and the City, il famoso telefilm americano, e quindi al rapporto tra Carrie e Mr. Big. Per quanto riguarda il romanzo, è sostanzialmente un rapporto molto sfuggente, quest'uomo insomma estremamente colto, affascinante, però libero, anticonformista, che un po' viene insomma a suo piacimento nella vita di questa protagonista. Mi rifaccio al telefilm Sex and the City, però la storia è completamente diversa, i personaggi sono diversi, Julian e Carrie, assolutamente Lorenzo non è Mr. Big, anche perché Sex and the City è ambientato a New York, invece il mio romanzo è ambientato a Napoli, i personaggi sono precari, entrambi infatti rappresentano metaforicamente la doppia faccia della stessa Milano, della totalità. Giulia molto più timida e insicura, rimane nella sua città d'origine, invece Lorenzo più spregiudicato, più libero, va via, parte, ritorna. Un romanzo intenso ma leggero che parla della protagonista Giulia Contini, una giovane donna di 32 anni, un'antieroina, frutto dei nostri giorni. Il romanzo è ambientato a Napoli, ma Giulia potrebbe nascere anche in un'altra città? No, guarda, assolutamente, io credo che Giulia possa esistere in qualsiasi città, specialmente oggi, e come la situazione lavorativa e sociale, io credo che non sia un fenomeno legato sostanzialmente a una città, a Napoli. Ovviamente io vivo a Napoli e quindi come primo romanzo ho voluto raccontare di una realtà che è quella napoletana, che io conosco molto bene e che quindi ho saputo ben rappresentare, insomma, perché è molto vicina a me. Poi ho voluto raccontare il mondo delle donne, perché appunto essendo donna ovviamente conosco bene le dinamiche dei sentimenti femminili. Io penso che Napoli sia una città estremamente importante, formativa, perché è una città difficile da vivere e quindi essendo difficile da vivere fortifica molto i propri figli e li rende molto più combattivi. Alla continua e incessante ricerca di una stabilità sperata, ma forse non poi così ardentemente desiderata, Giulia sembra essere per numerosi aspetti lo specchio della donna moderna e si racconta nel libro anche il dramma della disoccupazione e della precarietà giovanile. Come si devono porre i giovani di fronte ad un inquietante scenario come questo? No, non devono prendere la leggera, non si devono spaventare. Io credo che sia importante accettare anche dei lavori che siano meno qualificati rispetto al proprio titolo di studio, perché tutti i lavori, specialmente oggi, hanno un loro valore e una loro importanza. L'importante però è avere sempre una meta da seguire. Io dico un sogno, un'ambizione può essere sempre seguita con perseveranza, questo sicuramente. Giovani del Sud.